nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Signore Gesù, ti preghiamo, manda il tuo Santo Spirito. E se anche questa sera ci saremo in televisione con milioni di italiani appiccicati a sentire quattro cantanti a ridere per le battute e le scemiaggini di qualcuno, tuo Signore, prenditi le tue anime fedeli e riempile con le tue grazie e dà a chi ha saputo scegliere per te, che sei più importante di tutti, anche le grazie che hanno rifiutato quelle che hanno scelto il mondo rispetto a te. Te lo chiediamo, Dio onnipotente, per Cristo Gesù, nostro Signore. Bene, allora un breve riassunto dell'altra volta. L'altra volta abbiamo guardato la storia di Isacco, quindi è importante dire questo, che la storia di salvezza va attraverso persone ben precise, passa per Abramo, da Abramo va Isacco, non per semplice discendenza fisica, ma per discendenza spirituale. E Isacco entra in relazione con Dio e ha una fede attraverso la quale agisce e ottiene meraviglie. Vi ricordate che Abramo aveva i parenti che erano sterili, pregò e la sterilità fu vinta, diventarono padre e madre. Isacco aveva la moglie sterile, Rebecca, pregò e Rebecca rimase incinta di due gemelli. Isacco sapeva, perché Dio gli aveva detto che lui era diventato benedetto da lui, da Dio, ed Isacco per fede semina il seme nei suoi campi quando c'era la siccità e quando trovava in terra straniera, nel regno di Abimelech, cioè nella Filistea. E Isacco, in quella semina nella quale fu giudicato un pazzo, uno che avrebbe perduto quel poco seme che era rimasto e sarebbe morto di fame, invece fa un raccolto il 100 per 1, favoloso. Ed Isacco sperimenta qui la benedizione divina. Ciò che doveva andare male gli va bene e gli va strabene lo stesso, perché Dio lo benedice. Ha posto la sua mano sopra di lui, per cui Isacco cammina con la fede, non si lascia vincere dai problemi umani, dai mali che vede all'orizzonte, dai guai della vita. Lui vince nel Signore. Tre domande dell'altra volta erano: prima domanda, la sterilità fisica e spirituale. Fisica si intende non partorire bambini, la sterilità spirituale significa non partorire figli di Dio. Un prete che non converte anime nel suo apostolato, che non diventa mai padre spirituale, un consacrato che ha scelto di non sposarsi, ma che non genera mai figli a Dio, portando a Dio anime lontane con la conversione. Questa realtà della sterilità fisica e spirituale appartiene al progetto di Dio per noi? Vi sono delle persone che sono rassegnate al fatto, non so, coppie di non avere figli, per cui dice, beh, se dopo tanti tentativi non abbiamo figli, significa che Dio non vuole che abbiamo figli, che siamo sterili. E così vorrebbero dire anche i consacrati, il Signore per i figli spirituali. Questo assolutamente non è vero, è una menzogna. Dio è Dio di vita, Dio è Dio di fecondità. La vita significa generare vita, significa procreare, significa moltiplicare vita. Se non si è dentro questa cosa, si è lontani da Dio, perché Dio è fatto così, è per natura in questo modo. Quindi, la prima domanda, mai la sterilità fisica e spirituale
appartengono al progetto di Dio per noi. Seconda domanda: hai mai agito in fede sulla base della parola di Dio per te? Se si racconta un episodio, qui ciascuno si può mettere sulla storia personale. L'esempio è quello di Isacco che semina quando c'era la siccità, quindi umanamente una pazzia, e invece Dio gli benedice il raccolto moltiplicandolo per 100. Avevo mai sperimentato questa cosa, che andando a fare una cosa contro senso, contro la consuetudine umana, ma obbedendo alla parola di Dio, abbiamo spendato il suo frutto? Vi ricordate Pietro che sia al primo incontro con Gesù, sia dopo la resurrezione dei morti, pesca tutta la notte e non prende niente, lui e gli altri che stanno sulla barca a pescare con lui. Quindi torna, sta per tornare in riva distrutto di stanchezza e senza il frutto del lavoro. Gesù gli dice: getta la rete dalla parte destra della barca e li troverai. Ma Pietro non sapeva che era Gesù Cristo. Però dice: sulla tua parola getterò la mia rete. Lui poteva dire, Pietro: ma io sono marinaio, esperto, figuriamoci se non si è pescato tutta la notte, se adesso io butto la rete qua parte destra della barca dove si pescare. Non esiste questa cosa. Tu che mi dici questa cosa qui, mi dici perché sei un ignorante della pesca, non sai come funzionano le cose e mi fai una stupidaggine. Beh, Pietro fa questa stupidaggine in base alla parola che gli viene detta e al fascino che questa parola misteriosa esercita su di lui, getta la rete da parte destra della barca e fa una pesca miracolosa, 153 grossi pesci. Quindi Pietro ha sperimentato che, obbedendo alla parola di Dio, quello che è impossibile diventa possibile. E così ciascuno di noi. Terza domanda: il progetto di Dio su ciascuno di noi è la prosperità, sì o no? Abramo era ricco, anzi molto ricco, con Dio è diventato ancora più ricco. Isacco era ricco, è diventato ricchissimo con Dio. La prosperità nel senso materiale è per noi o no? È un progetto di Dio per noi o no? Guardando la scrittura, il paradiso non è certo il paradiso sulla terra, cioè il benessere economico. Il paradiso è quello del cielo. Quindi la prosperità che Dio ci promette è prosperità spirituale. Ma d'altra parte, sulla terra, la povertà non è vero che è un valore, è una disgrazia. La povertà significa non mangiare, non potersi curare quando si è malati, significa star male, significa soffrire, significano tante cose. La povertà è un male sociale grave, gravissimo, è una delle piaghe più grandi dell'umanità intera che va assolutamente abolita. Nella prima comunità cristiana, quando i cristiani spontaneamente mettevano bene in comune con chi non ce l'aveva, la povertà era stata sconfitta e c'era la mancanza della povertà. Quindi il benessere significava che nessuno più era povero e tutti avevano il necessario per vivere. Non è come una certa linea protestante del passato diceva, che se uno si accosta a Dio, Dio ti fa miliardario. Dio non fa miliardario proprio per nessuno, perché noi ci perdiamo di tanti soldi con l'anima, scegliendo il Dio denaro al posto del Dio vero, e ci danniamo eternamente. Quindi Dio non usa la ricchezza terrena come premio delle persone a lui fedeli. Ma il crescere in Dio, il seguire il Signore, il vivere nella sua parola, il camminare sulla via che lui ti ha segnato, produce prosperità. Numero uno in assoluto prosperità spirituale, tanta e tantissima, e poi anche mondialmente economico, perché ripeto, Dio non vuole povero nessuno. Esiste una provvidenza che quando viene creduta si esercita per coloro che ne hanno bisogno.
Quindi la prosperità spirituale sempre in assoluto, vero e verissimo, la prosperità materiale di cui godevano Abramo e Isacco è simbolo e premonizione dell'abbondanza spirituale che avrebbero goduto tutti i figli di Dio. La prosperità materiale è, nel caso cristiano, l'uscita dalla povertà e l'ingresso nel benessere, nell'avere il necessario per vivere senza sprechi. Allora, queste sono tre domande. Adesso continuiamo nella storia. Eravamo arrivati al capitolo 24. Dopo questi fatti, anche Abramo muore, e dicemmo l'altra volta che morì dopo che si era sposata con un'altra donna e dopo aver avuto, dopo Isacco, altri sei figli. E andiamo qua a Balzelloni. E che cosa succede? Giacobbe e Esaù crescono, questa coppia di gemelli. Sono gemelli ma sono molto differenti. Ricordate che Esaù è uscito per primo dal grembo della mamma, quindi lui era il primogenito. Giacobbe esce per secondo tenendo il tallone del fratellino. Questi, di solito, i fratelli gemelli sono appiccicatissimi. Invece Giacobbe ed Esaù crescono in maniera diversa. Esaù è proprio il maschiaccio, quello che gli piace cavalcare, cacciare, è l'uomo, e lo dimostra anche il fatto che era molto irsuto, sembrava una scimmia per quanti peli che aveva addosso, ed era più favorito a Isacco perché la cacciagione era buona, sapeva cucinare, insomma, sapeva fare le cose gradite al padre. Giacobbe era invece più attaccato alla mamma, c'era la pelle liscia con pochi peli, era un altro tipo rispetto ad Isacco, era più di casa, poco di avventure. Che cosa succede? Il famoso fatto della primogenitura, che Esaù vende a Giacobbe per un piatto di lenticchie, e fa un gesto molto brutto perché si è anche affamatissimo, vicino alla morte per fame, diceva Esaù. La primogenitura non si vendeva per una cosa così importante, non doveva vendere per nulla. La primogenitura significa che l'erede di tutto era il primogenito, del nome, della casata, non solo, ma anche della storia della salvezza. E Esaù, vendendosi tutte queste cose per un piatto di lenticchie per magnà, dimostra di avere un animo molto basso. Quindi Dio non gradisce Esaù e invece gradisce Giacobbe, il quale ci sa fare, ma Dio con lui fa una storia di salvezza educandolo alla fede, e vediamo che cosa succederà nella storia di quest'uomo. Allora, intanto la primogenitura appartiene a Giacobbe, il quale ha saputo giocare bene le sue carte e ha scavalcato il gemello nell'essere il primogenito per ricevere tutto. Seconda cosa in cui Giacobbe gioca il fratello Esaù è ancora più grave, perché quando Isacco, invecchiando, diventa cieco e comincia a sentire la morte vicino. Di solito quando uno è vicino alla morte se lo sente, lo fa sentire il Signore, perché la persona si possa preparare. Allora lui chiama Esaù, gli dice di andare a cacciare qualche animale, la selvaggina, di fargli qualche pietanza che a lui gli gustava. Ovviamente lui non poteva andare perché era cieco, Isacco, e la madre ascolta questa missiva che fa il marito Isacco per il figlio Esaù. La madre, che preferiva Giacobbe a Esaù, che fa? Architetta un piano
dice adesso ci penso io a fare la pietanza, conosco bene i gusti di mio marito, gli farò una pietanza che proprio gli piace, tu gliela porterai dicendo e facendo finta che tu sei Esaù. Allora dice Giacobbe, ma se quando mio padre mi abbraccerà vedrà che io non sono peloso come mio fratello, mi scopre subito che ho detto una bugia, così invece di darmi una benedizione mi dà una maledizione. No, dice, tu fa come ti dico io. Lei uccide due capretti, li cuoce con la pelle di questi capretti, la pelle pelosa, li mette intorno al collo, intorno alle braccia di Giacobbe, così che al tatto sarebbe sembrato il fratello Esaù con tutti quei peli. Allora Giacobbe si presenta come Esaù al padre, gli dice che ha cacciato un accidente, che hai fatto presto, dice il Signore mi ha fatto capitare subito la bestia da prendere. Quante bugie. Ecco, la pietanza piace al padre, dice vieni qua, dice, perché la voce che c'hai mi sembra quella di Giacobbe, fammi vedere se sei proprio tu. Infatti si accosta, il babbo gli sente il braccio, vede tutti quei peli, il collo dove c'era l'altra pelle del capretto, dice no, sei veramente Esaù. E allora, siccome è raggiunto il momento di dare, questa è una cosa che non si fa più a nostri tempi, lui dette la benedizione finale, non della messa, della sua vita di padre al figlio, e con questa benedizione trasmise tutto quello che di buono poteva trasmettere a lui. L'ultima benedizione del padre era la cosa più importante nella vita che il genitore poteva fare nei confronti del figlio. Questa benedizione se la pappa Giacobbe e non Esaù, ma con l'inganno. Quando Esaù torna con la cacciagione e si accorge che tutto quanto è fatto, la benedizione ormai l'aveva data il padre, che la benedizione era irreversibile, anche se Esaù dice al padre che Giacobbe lo aveva giocato e ingannato, il padre dice non si può più tornare indietro, ormai la benedizione c'era lui. Che cosa fa? Esaù comincia a odiare il fratello Giacobbe perché l'ha fregato due volte pesantemente. E parlando con i suoi parenti, Esaù tira fuori il progetto che avrebbe ucciso Giacobbe dopo che il padre fosse morto, in modo da non dargli questo dispiacere. Ma lui covava dentro se stesso ma un odio omicida verso il fratello Giacobbe. La mamma, alla quale i parenti riferiscono queste parole e questa intenzione di Esaù, dice allora a Giacobbe, vattene lontano, qua tuo fratello ti ammazzerà, lascia che passi il tempo, lascia che queste ferite si mitigano e così potrai avere salva la vita, ma se tu rimani qui, da qui a poco tempo sarai morto. E così succede, Giacobbe parte e comincia un suo viaggio. Guardate qui, Giacobbe è ancora una persona lontana da Dio. Il padre Isacco aveva fatto esperienza di Dio nella sua vita, Giacobbe niente. Si sta comportando male d'accordo con la mamma, inganna, imbroglia, non è una persona corretta nei confronti del fratello, non si comporta da figlio di Dio, da un Dio, figlio di un Dio che lui non conosce. Allora che cosa succede? E questo è il brano di stasera. Prendiamo Genesi capitolo 28, versetti 10-22. Genesi capitolo 28, versetti 10-22.
Benissimo, avete preso la Bibbia, mi raccomando, cercate di imparare a usarla, perché la Bibbia è e rimane il libro in assoluto più importante di tutta l'umanità, e deve esserlo questo per la nostra vita, il libro della parola di Dio scritta. Cerchiamo di farla parlare questa parola di Dio. Leggiamo questo brano. Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Carran. Capitò così in un luogo dove passò la notte, perché il sole era tramontato. Prese là una pietra, se la pose come guanciale, come cuscino. Accidenti, che bel cuscino, duro come una pietra. E si coricò in quel luogo. Non erano tanto esigenti a quei tempi per poter dormire. Bastava una pietra per cuscino e la terra per materasso. Oggi noi non dormiremo tutta la notte, se ci fosse una cosa così. Fece un sogno. Una scala appoggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Ed ecco, gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco, il Signore gli stava davanti e disse: «Io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. A te e a tua discendenza darò la terra sulla quale sei coricato. La tua discendenza sarà innumerevole come la polvere della terra. Perciò ti espanderai a occidente e ad oriente, a settentrione e a mezzogiorno», i quattro punti cardinali. Oriente e occidente, settentrione e mezzogiorno significa dappertutto. «E si diranno benedette in te e nella tua discendenza tutte le famiglie della terra. Ecco, io sono con te e ti porgerò dovunque tu andrai. Poi ti farò ritornare in questa terra, perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto». Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: «Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo». Ebbe timore e disse: «Quanto è terribile questo luogo! Questa è proprio la casa di Dio. Questa è la porta del cielo». La mattina Giacobbe si alzò, prese la pietra che gli era stata posta come guanciale, la resse come una stele e versò olio sulla sua sommità e chiamò quel luogo Betel, mentre prima di allora la città si chiamava Luz. Giacobbe fece questo voto: «Se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio che sto facendo e mi darà pane da mangiare e vesti per coprirmi, se ritornerò sano e salvo a casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio. Questa pietra che io ho letto come stele sarà una casa di Dio. Di quanto mi darai, io ti offrirò la decima». Qui c'è un pozzo spirituale immenso, bellissimo, dal quale cerco di attingere in modo che ognuno possa prendere ciò che gli serve. Innanzitutto un sogno. I sogni sono o non sono messaggi che vengono dal cielo? Tutti i sogni sono messaggi che vengono dal cielo o no? Oggi sui sogni ci sono tantissime opinioni diverse. Freud direbbe che sono le manifestazioni non del nostro io, dal nostro subconscio, che non gestiamo. E la magia, con quel ramo dei sogni che si chiama oniromanzia, la magia dei sogni, vuole interpretare i sogni come messaggi del destino, del cielo, di quello che capiterà. Per cui, se uno sogna un cavallo bianco porta male, se uno sogna quello porta male, c'è tutto un linguaggio ben preciso dei sogni. Altra menzogna: i sogni sono cose che vengono dalla nostra natura. La notte il cervello elabora le tante cose della giornata, immagazzini dati, e se ci sono sogni dove invece ci mette piede lo spirito del male, allora diventano incubi, sogni senza senso, brutti, angosciosi. Quante volte vi sta capitando di svegliarvi per l'angoscia creata da un sogno? Lì davvero c'è il contatto con lo spirito del mare. A volte i sogni sono dei messaggi che Dio ci dà
è una scelta di Dio di venirci a parlare in un momento in cui noi siamo più disponibili alla sua rivelazione, perché dormiamo, il nostro orgoglio e il nostro io non stanno in azione, per cui può più facilmente manifestarsi. Oltre a Giacobbe, quali altri grandi personaggi della Bibbia, cioè della storia della nostra salvezza, hanno avuto da Dio dei sogni guida, dei sogni premonitori come questo? Chi sono queste persone? Chi saprebbe dire qualche nome? Giuseppe, proprio uno dei figli di Giacobbe, ebbe la capacità non solo di conoscere il sogno del faraone, ma di interpretarlo, e lui già prima, fin da piccoletto, aveva ricevuto da Dio il dono dei sogni, ognuno dei quali significava un messaggio profetico per il presente e per il futuro di quelli che riguardavano il sogno. Poi Giuseppe, non il figlio di Giacobbe, Giuseppe il marito di Maria. Io intendevo quello. Tu intendevi quello, io ti ho interpretato male. Bene, quindi i due Giuseppi, tutti e due, Giuseppe sia prima per risolvere il mistero della pancetta di Maria, sia dopo quando lui andò in Egitto ed era allora di tornare nella patria quando morì il re Erode, sempre un angelo gli si manifesta e gli parla attraverso il sogno, indicandogli le cose da fare. Poi ce ne sono tanti altri, adesso non ci dilunghiamo. Quindi i sogni sono veramente una via di Dio attraverso la quale ci parla, soprattutto nelle fasi cruciali e importanti della nostra esistenza, laddove non ci sono più soluzioni umane, laddove soltanto l'intervento divino può riuscire a mettere a posto le cose. Benissimo. Qual è l'argomento del sogno di Giacobbe? Una scala, le scale hanno due punti di appoggio, in basso e in alto. L'appoggio in basso era la terra, l'appoggio in alto era il cielo. Su questa scala stavano gli angeli, percorrendola in tutti e due i sensi di circolazione della scala, in maniera discendente dal cielo verso la terra e in maniera ascendente dalla terra al cielo. Allora, una scala che poggia sulla terra e poggia al cielo, che cosa significa? Che in quel punto cielo e terra non sono più divisi come normalmente sono, ma sono in comunicazione l'uno con l'altro. Che cos'è che oggi divide il cielo dalla terra, Dio da ciascuno di noi? Il peccato. La scala è quello che fa scavalcare il peccato, mettendo in comunicazione cielo e terra. Questo sogno è così importante. Aspetta, diciamo cosa per cosa. Intanto così. Qualcuno ha mai nel corso della storia della salvezza incarnato l'essere scala tra cielo e terra? Pensateci un po'. C'è qualcuno che ha incarnato l'essere scala? L'essere il punto di comunicazione tra cielo e terra? Allora, il giorno in cui Nicodemo, Filippo incontrano Gesù Cristo, Nicodemo, detto Natanaele, stupisce di fronte a quell'uomo che aveva capito chi era lui, un israelita nel quale non c'è inganno, perché appassionato amante della Bibbia, alla quale dedicava molto tempo in meditazione. E disse Gesù Cristo: ma come, tu adesso
credi in me che io sono il Messia, perché ti ho detto che ti ho visto sotto il figo, cioè che io so che tu sei un uomo appassionato della Bibbia, della parola di Dio scritta, ti dico che tu vedrai attraverso di me delle cose ben più grandi. E poi fece questa grande affermazione: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Gesù, dicendo questa cosa, faceva riferimento al sogno di Giacobbe, alla scala che lui vide. Chi mette in comunicazione cielo e terra, chi toglie la divisione che c'è tra cielo e terra in noi a causa del peccato, è Gesù Cristo. Gesù è la vera scala che mette in comunicazione terra e cielo. Attraverso di Gesù Cristo gli angeli di Dio possono scendere dal cielo e portarci le sue grazie. Attraverso Gesù Cristo dalla terra possono partire, per esempio, le preghiere, essere portate dal cielo dagli angeli ed essere esaudite. Solo questo doppio senso di corazione può avvenire per merito di Gesù Cristo. Guardate, faccio un esempio semplice. Già lo stesso nome Gesù indicava questa cosa. Il nome Gesù in ebraico è composto da due termini: Yoshua, Yahweh, Shua, salvezza. Quando uno dice Gesù, dice Dio salvami. Questa è la preghiera che da terra va al cielo. Gesù, Dio salvami, Yoshua. Alla preghiera Gesù fatta da noi uomini, Dio risponde in che modo? Nuovamente con Gesù. Io, Dio, ti salvo. Yoshua, Dio salvami. E Dio ci dice, Yoshua, io ti salvo. Gesù Cristo è allo stesso tempo l'aspirazione dell'uomo ad essere salvato da Dio. Gesù Cristo, allo stesso tempo, è la risposta di Dio a questa potente preghiera, la salvezza di cui abbiamo bisogno. Gesù Cristo è terra-cielo e cielo-terra. Contemporaneamente è la scala di Giacobbe. Qui bisogna fare l'accenno per far capire bene la scala alla visione che ebbe San Giuseppe da Copertino quando fu portato, sapete questo fatto, lui aveva la caratteristica di andare in estasi, ci andava soprattutto durante la celebrazione della messa, allora tutte le persone accorrevano a vedere la messa di San Giuseppe da Copertino perché vedevano il miracolo di uno che si sollevava da terra scavalcando le leggi di gravità in estasi, in contemplazione profonda di Dio. Allora i frati che non amavano questa cosa facevano partire di notte incappucciato perché lui stesso non sapesse dove veniva spostato, portando in un altro convento in un'altra parte d'Italia e tenendo segregato lì senza farglielo vedere mai nessuno. L'ultima tappa di questo viaggio fu Osimo. Quando arrivarono però a Loreto con la carrozza, ormai era tardi, si dovevano fermare, lì c'era un'osteria in una collinetta vicina a Loreto. Quando scende la carrozza gli tolgono il cappuccio con il quale non gli facevano vedere dove veniva spostato, e lui vede da questa collinetta una cupola e chiede: ma questa chiesa grande, che chiesa io non ho mai vista? Diceva: questa è la Basilica di Loreto, dove è costruita la Santa Casa, la casa dove Gesù Cristo ha vissuto da ragazzo, da giovane, la Madonna, San Giuseppe, eccetera.
Dice, ah, ecco perché vedo dalla cupola di questa chiesa una fila di angeli che sale a Dio portando le richieste che sono fatte in preghiera al Signore, e un'altra fila di angeli che da Dio scende e entra dentro questa cupola portando a chi ha pregato la risposta di Dio alle preghiere. Detto questo, si alza in estesi a contemplare questa meraviglia spirituale. Ecco la scala, il punto di contatto tra terra e cielo. Allora, Gesù Cristo come persona è stato preparato nella storia da questo fatto, dalla scala di Giacobbe. Chi capisce la scala di Giacobbe capisce tanto della identità e della missione di Gesù Cristo. L'essere scala, l'essere punto di contatto tra terra e cielo, l'essere colui che chiede, l'essere colui che risponde e che viene corrisposto a chi lo cerca. Altra cosa, quando Giacobbe si sveglia da questo sogno, anzi scusate, vedete che la benzione che Dio promette a Giacobbe è quella che Dio ha fatto ad Abramo. Giacobbe in questo momento conosce per la prima volta Dio, e con questa ripetizione che Dio ha fatto ad Abramo e ripetuto a Isacco, e ora viene fatta a lui, quella cioè di diventare padre di una moltitudine, in te danno benedette tutte le nazioni, questa benedizione passa di generazione in generazione e indica il filo della storia della salvezza. Giacobbe diventa l'anello attuale che congiunge e crea la linea della storia della salvezza. Quindi la salvezza passa per Abramo e per nessun altro, la salvezza passa per Isacco e nessun altro, la salvezza passa in Giacobbe, non passa per Esaù, non passa per nessun altro, passa attraverso di lui. Quindi Giacobbe, scelto da Dio, diventa punto di riferimento per misurarsi, per comprendere l'opera di Dio nel mondo, la sua storia di salvezza. Allora, dopo la visione divina avuta nel sogno, Giacobbe si sveglia, si guarda intorno e dice, ma io qui ho incontrato Dio, qui Dio mi si è rivelato, questo posto non è uguale a quello magari da cui sono partito, da casa di mio padre. Là questa manifestazione di Dio non era mai avvenuta. Allora questo è un posto santo, l'altro è un posto normale. Per segnare questo posto santo, questo posto nel quale Dio si è rivelato, Giacobbe mette una pietra, la pietra sacra, si chiamavano le steli, stele, la pietra sacra. Le pietre sacre segnavano un luogo dove Dio si era manifestato, dove il sacro si era rivelato nel profano. Per noi lo stesso, Dio ti si è rivelato in certi luoghi, attraverso certe persone, attraverso certe esperienze. Quando Giacobbe, per esempio, mettiamo dopo 5 anni, fa un giro e torna in quel luogo dove c'era la stele, lui si ricorda della scala e quel luogo lo riporta all'esperienza di Dio fatta e la ravviva interiormente, non semplicemente come un ricordo, ma come una grazia presente. Fateci caso, se voi vi collegate con TV 2000, con Rosario che si dice a Lourdes, è una cosa così forte che pare che la Madonna ti appare il limite preghi con Rosario, sei collegato a quella grazia. Non avviene così facendo il Rosario in un altro modo, con altre persone, altre situazioni. Perché quel Rosario trasmette quella grazia a chi partecipa e prega insieme
quel rosario. Allora, il luogo sacro è il luogo dove Dio si è manifestato, è un luogo pieno della presenza di Dio nel mondo. Questo luogo deve essere segnato, il luogo cambia nome, Giacobbe lo chiamerà Betel. Betel significa casa di Dio, El in lingua antica significa Dio, Bet casa, casa di Dio, Betel, e lì verrà fatto un santuario perché Dio si era manifestato in quel luogo attraverso il sogno a Giacobbe. Oggi non viene così per tutti i santuari. Il santuario della mano dell'ambro è avvenuto perché nell'anno 1000 una ragazzina che era sordomuta e quindi con un problema grave di udito e di favella, ai ragazzini di solito si lasciava i compiti più semplici nella società rurale, e da portare a pascolo le pecorelle di casa, a pascolo a bere l'acqua. Lì c'era il fiume Ambro con l'acqua buona da bere, e così lei si portava sempre l'immaginetto della Madonna, ma quei tempi non c'era la stampa, come non c'era, non so, una scolpita sul legno, com'era, la metteva su un albero, poi si metteva lì a pregare davanti a questa immaginetta della Madonna. Che cosa è successo? Che un giorno la Madonna ha fatto il contraccambio a questa bambina di 10 anni, 8-10 anni, il contraccambio della Madonna è stato quello di farle la grazia di farla sentire e parlare, l'ha guarita e gli ha detto di far costruire lì un santuario, quello che esiste adesso, il santuario della Madonna dell'Ambro, che è un luogo santo perché ci è apparsa la Madonna a questa ragazzina, è un luogo dove è avuto un miracolo. E da quel luogo e in quel luogo tanti altri miracoli sarebbero dovuti avvenire mediante conversioni e guarigioni attraverso l'aiuto della Madonna. Quindi quel luogo è un luogo particolare rispetto agli altri luoghi, è un luogo sacro dove Dio si è manifestato. Allora, per noi oggi c'è il fatto che Gesù Cristo è il nostro luogo sacro. Nella fede lo portiamo dovunque e non è più necessario per noi essere per forza di cose nel luogo sacro dove si è manifestato, perché noi ce l'abbiamo sempre con noi attraverso la fede. Quindi noi superiamo i limiti dell'Antico Testamento in questo modo. Ma quello che è importante è che Gesù Cristo è il luogo sacro. In lui si è manifestato Dio, nella sua umanità si è manifestata la divinità. Allora, quando, per rimarcare bene questa cosa, si sveglia Giacobbe, commenta guardandosi intorno quello che è successo, dice: quanto è terribile questo luogo. Giacobbe comincia a avere fifa, paura, trema di paura, perché lui non è altro che uno sporco peccatore e lì si è manifestato il Santo e Santissimo Dio. Ditemi un po' così, quando Dio si manifesta, non è sempre così? La persona che per la prima volta lo incontra non si sente sempre uno sporco peccatore, non trema sempre alla presenza di Dio? Sì o no? Torniamo a Pietro. Quando Gesù, il primo incontro con Pietro, gli fece fare la pesca miracolosa attraverso la quale se lo conquistò, Pietro, quando tornò a terra con le reti strapiene di pesci, con le barche che quasi affondavano, che disse a Gesù Cristo? Si buttò in ginocchio davanti a lui con la faccia a terra, tutto tremante, gli disse: allontanati da me perché io sono un peccatore, tu invece sei un santo. Tremava perché aveva intuito qualche cosa di quella persona misteriosa che stava di fronte a lui.
quando l'angelo apparve alla Madonna, cosa le disse? Non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, perché anche Maria, vedendo un'azione, un'apparizione soprannaturale, cominciò a avere paura, a tremare. Cosa disse Isaia profeta quando per la prima volta Dio si manifestò con una visione e vede il carro, vede il fuoco sotto il quale ci stava Dio col suo trono, gli angeli che lo lodavano, dicevano santo, santo, santo. Lui si sentì perduto, ohimè io sono perduto, guarda che inni di lode pieni da voci sante, io sono un peccatore, non posso pronunciare queste parole sante. Tanto che un angelo deve andare a prendere un carbone ardente che stava sotto il trono dell'Altissimo, toccargli la bocca purificandogli, dice adesso tu sei puro, tu pure tu puoi lodare Dio che ti ha purificato col fuoco. Sempre quando Dio si manifesta provoca in noi come prima reazione il timore, la paura, perché entriamo in contatto con Dio che è infinitamente più grande di noi, non è a noi gestibile. Noi siamo meno della polvere della terra di fronte a un'altezza infinita. Allora, nel rapporto con Dio, anche in quello dell'amore più profondo, esiste o no quello che si chiama timor di Dio? L'amore lo scaccia via il timore o l'amore scaccia via la paura di Dio, ma non il timore di Dio? Che cos'è il timore di Dio? Allora, quindi quel luogo diventa un luogo sacro. Giacobbe ha quindi il primo incontro con Dio attraverso un sogno notturno, continua il suo cammino. Il suo cammino è un cammino rischioso, su una terra che non conosceva, potevano venire i briganti, ammazzarlo, prendere le sue quattro cose che ci aveva e lasciare il cadavere nel deserto. Poteva trovarlo Esaù e ucciderlo, rincorrendo, dandogli la caccia. Che fa Giacobbe? Dice a Dio: se tu, Dio, mi proteggerai in questo viaggio e mi darai pane da mangiare e vestiti per coprirmi, se tu, Dio, mi farai ritornare sano e salvo a casa di mio padre, tu sarai il mio Dio. Ti scelgo come mio Dio. Ma Dio gli ha fatto una promessa a lui. Ma in questa promessa non c'erano le cose immediate che lui servivano. Quindi, oltre ad aver ascoltato quello che Dio gli aveva promesso, lui ci aggiunge questa richiesta, quella di salvaguardarlo come sopravvivenza fisica ed economica col mangiare. E allora lui si offre, dice: sarai il mio Dio, io oggi non c'ho nessun Dio, sono ateo, ti scelgo come mio Dio. E poi gli dice, gli fa questa promessa: di quanto mi darai io ti offrirò la decima. Siccome Dio possiede già tutto, che senso poteva avere offrire la decima poi di quanto Dio avrebbe dato a lui, Giacobbe? Perché restituire la decima parte di quello che Dio avrebbe dato a lui? A questa domanda non rispondo, perché è una delle tre domande che troverete su questo foglietto. Intanto vi prego di distribuire. La prima domanda, già in gran parte mi ha risposto nella catechesi: qual è oggi la scala che porta al cielo?
ma io devo fare più specifica, è avvenuto che attraverso questa scala sei andato in cielo? Seconda domanda, cosa è il timore di Dio? Lo vivi? E quindi descriviamo il timore di Dio. Che differenza c'è per esempio tra la paura di Dio e il timore di Dio? E se noi lo stiamo vivendo? Terza domanda. Nella storia di Giacobbe c'è questo fatto della decima. Per Giacobbe che senso aveva dare la decima a Dio? Qui comincia a venire fuori il fatto della decima, comincia, abbiamo visto già in passato che Abele e Caino offrivano la decima a Dio. Quindi la decima è sempre stato un modo di relazionarsi con Dio. Perché? Che c'è in questa decima? Qual è lo spirito che lo anima? Che valore c'ha la decima? Quando Dio è il padrone di tutto, di quanto mi darai io ti offrirò la decima. Per noi oggi varrebbe questa regola? Ecco, queste cose stanno dirette nella terza domanda, alla quale poi la prossima volta darò una spiegazione, ma nel frattempo voi fate per quanto vostro, aiutatevi scrivendo le risposte su quel foglietto, se volete lo riconsegnate, e potremo poi approfondirlo insieme. Ecco, sono le 10, ho detto che qua finisce breve catechesi, ci alziamo in piedi. O Signore Dio Onnipotente, Tu hai creato queste cose meravigliose per noi. E la storia di Giacobbe, anche questa, come quella di Abramo e di Isacco, ricalcano grande parte della nostra esperienza con Te. Ti preghiamo, Dio, rivelati a noi nel sogno e apertamente di giorno. Guidaci con la Tua parola, manifestaci le Tue promesse e anche attraverso di noi fa che la storia della salvezza del genere umano possa avere un suo anello, un suo momento importante. Signore, ti preghiamo che il maligno non possa rubare nulla di quanto Dio Tu ci hai dato attraverso questa parola, perché possiamo viverla e farla fruttare frutto in noi. Benedici tutti quanti coloro che hanno ascoltato questa parola qui presenti, attraverso di internet, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Lode e gloria.